buonasera a tutti, benvenuti. No, non è ancora il momento, aspetta un attimo. Tanto salutiamo gli amici di ETV Rete 7, certo, che ci accolgono e che ci ospitano una volta al mese più replica. Noi aspettiamo sempre di arrivare a questo momento per tornare a parlare di Groove, perché noi siamo Socioche Groove, extra bonus. Lo vogliamo anche anticipare che effettivamente noi siamo un programma prettamente televisivo e anche radiofonico, sì. Quindi questo effettivamente è il nostro... La seconda volta che usciamo dagli studi. L'abbiamo fatto quest'estate alla Fiera di San Lazzaro, la prima Socioche Groove Night, e questa sera siamo al Bravo Caffè, e proprio per questo vorremmo sentire il pubblico del Eccolo Bravo! Eccolo qua! Oh, senti che meraviglia! Questo è il giusto atteggiamento con cui cominciare una trasmissione. Ecco, si parla di Groove, Socioche Groove, i Groove City saranno con noi in una maniera un po' particolare che adesso capirete, ma ve la svegliamo lungo il corso della puntata, e poi faranno il loro concerto al completo. Io sono Elvi e questo è DJ Mista, a cui farei un applauso, così, per stare, per rompere il ghiaccio. Infatti mi stavo domandando quando è che arrivavamo anche un minimo alle presentazioni, perché hanno visto questi due ceffi sul palco. Ci siamo, questa tra l'altro è una delle grandi prerogative di una produzione che si chiama FR Live di Francesco Romano, e che è quella che produce tutti i nostri contenuti televisivi nonché radiofonici, che per l'occasione portiamo anche sul petto, tu direttamente nella posizione del cuore, cioè, capito? Siamo anche brandizzati. Molto bene, dicevamo, questa puntata si chiama Le vibrazioni del soul, una puntata che ha uno scopo ben preciso: farvi capire tutto quello che è successo nel lungo percorso della musica soul, che è fatta di alcuni ingredienti. C'è una parte di gospel, c'è una parte di rhythm and blues, e poi un bel giorno pian piano questa cosa è diventata la musica soul, racchiude tutto quello che è il nuovo corso della musica afroamericana. Oltretutto con diverse difficoltà, perché lo vogliamo ricordare, a parte che sì, c'è un protagonista della puntata che è stato additato per questo, cioè la musica soul e il rhythm and blues, provenendo in parte o prendendo in parte dal gospel, all'inizio è stata molto osteggiata, molto anche osteggiata dalla perché, stessa comunità, perché il rhythm and blues era considerata la musica del diavolo. Esatto, perché mescoliamo la musica sacra o la musica soul, era molto troppo godereccia. Un lungo percorso, noi abbiamo una mezz'oretta, quindi non potremo, come dire, entrare in tutti i meandri, certo, di questa lunga storia, però sì, vorremmo anche questa sera vorremmo far capire a molti, c'è un piccolo errore che si fa molto spesso nei confronti della musica soul. Esatto, cioè si pensa che il soul sia fatto solo di ballad, di musica raffinata, di musica intensa, che è vero, sì, però ha tanti altri aspetti. Allora, spesso, e siamo pronti con il primo video, certo, vero uomo, la musica soul in una sua componente è questa che vi facciamo ascoltare e vedere ora. All the things that we've been through, you should understand me like I understand you. Now baby, I know the difference between right and wrong. I ain't gonna do nothing to upset our happy home. Like children, when we argue, fuss and fight. Hey, hey. If you don't know, if you don't know now, you will never, never, never know. You'll never, never, never know me. Hey, hey. If you don't know, if you don't know. If you don't know me by now. Ah, c'era l'applauso? Sì. Ah, sì, ci sta, caspita. Anche perché chi abbiamo visto, mista? Abbiamo visto Melvin and the... Harold Melvin and the Blue Notes, con quella meravigliosa voce di Teddy Pendergrass. Teddy Pendergrass. Teddy Payne, Teddy Bear. Sì. Uno degli artisti, oltretutto della musica soul, preferiti. Comunque, visto che tu dicevi che la musica soul non è soltanto quello, sì, c'è da dire una cosa: con una canzone del genere, se ti distrai un attimo,
ci scappa il fattaccio. Ah, il fattaccio. Sì, perché sì, allora, romanticismo si presta molto per certi momenti, diciamo. Romanticismo così. Intensità. Per sottolineare questo aspetto e concluderlo, perché poi andiamo a farvi capire che il sole invece ha tanto ritmo e tanto groove, chiamiamo i primi ospiti della serata, che sono Fabio Ziveri e Daria Biancardi, che ci raggiungono qui sul palco. Eccoli in arrivo. No, l'applauso non lo sento. Perché alla fine arriveranno tutti i Groove City, ma prima abbiamo alcune chicche. Adesso c'è l'applauso vero, fatelo sentire, grazie. Così sentite di cosa stiamo parlando, per poi andare avanti nella storia del soul. Looking out on the morning rain, I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You're the key to my peace of mind. 'Cause you made me feel, you made me feel like a natural woman. What you done to me, you made me feel so good inside, and I just wanna be, yeah, so close to you. You made me feel so alive. Now I'm no longer down for. Quindi dicevamo, mescolanza di gospel, rhythm and blues, un po' di jazz, ma c'è un signore, tutte le cronache dicono che la prima canzone definita soul della storia è di un signore non vedente. Avete già capito di chi sto parlando? È proprio quel signore che ha creato anche non poche polemiche, non poche discussioni. Proprio per questo motivo. Vediamolo. I got a woman way on town. Got me, yeah. She said, love it early in the morning. Just for me, I know she will. She said, love it early in the morning. Just for me. Oh, yeah. Woman, Ray Charles. Questa è la canzone definita da tutti gli storici della musica afroamericana come la prima canzone soul, quella che ha aperto la strada a questa lunga storia. D'altronde, quando dici che hai una donna in ogni città in cui vai a fare un concerto e vai a performare, esatto, insomma, vabbè, era un bel furbone Ray Charles, molti di voi immagino che lo sappiano. Ecco, molti sono gli interpreti maschili
di questa musica, e quasi tutti, o perlomeno tanti di loro, venivano dal gospel. Però sono tantissime le donne che hanno dato il via, abbiamo sentito prima, un attimo fa, a Rita, hanno dato il via tutta quella che è una lunghissima carrellata di cantanti femminili, e senza di loro non esisterebbero, per esempio, Rihanna, Beyoncé, Jill Scott, Alicia Keys, la stessa Whitney Houston, insomma, e tante altre che poi hanno portato avanti questa lunga storia. Ecco, allora adesso vi facciamo sentire invece, richiamiamo intanto Daria, vi facciamo sentire il ruggito di una leonessa, sì, di quei tempi, il ruggito, c'è anche un chitarrista che si sta preparando, intanto Pablito La Ganga, così per... Intanto. Attendiamo Daria per il secondo intervento, no, canta Domenico Meggiato, aspetta. Facciamoli risparmiare anche un po' di fiato, perché poi è anche un concerto da no, fare. No, ma ne ha quella donna, ha un talento e delle qualità infinite. Ora, quello che volevamo sottolineare con questa piccola cosa è che anche solo una chitarra e una voce possono avere tiro, possono avere groove. Ma che cos'è sostanzialmente sto caspita di groove? No, perché se ne parla... Intanto comunque io ho messo anche la foto del personaggio, bravo, che immagino aveva. L'avevate capito che era Tina Turner? L'avevate capito, però non si sa mai. Bravo Luca, esatto. Io sto un po' correndo perché abbiamo tempi stretti, le trasmissioni devono viaggiare con ritmo. Comunque la domanda che con groove. La domanda che tu hai fatto è lecita. Sì. Cioè, esattamente, si parla di groove, l'abbiamo messo nel nostro logo, facciamo la serata in nome del groove. Ma che cos'è questo groove, accidenti di groove? Allora, dicono, insomma, che sia, diciamo così, a livello tecnico musicale, okay, una sequenza ostinata di basso e batteria. Batteria, certo. Che magari suonandola leggermente indietro guadagna ancora più groove, ancora più tiro, ancora più movimento. Per capire, visto che abbiamo i Groove City, di cosa stiamo parlando, sì, chiamiamo sul palco il basso e la batteria di questa straordinaria formazione, ovvero Rita Girelli e Gianluca Schiavon. Here we go! Eccoli! We'll be right back.
Grandissimi, ancora un po' di rumore, grazie. Elvi, devo dire che conoscendo Gianluca Schiavone è stato anche molto, 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 molto tranquillo. Cioè, proprio l'hai fatto così, con un filo di gas. Insomma, ci hanno fatto sentire King Curtis, Memphis Soul Stew e poi uno shuffle, che è un altro dei groove, insomma, tradizionali della musica nera, della musica afroamericana. Ecco, allora, però, per entrare un pochino più nel profondo del groove, il groove è una sorta anche di sensazione, cioè anche qualcosa che noi diciamo spesso bisogna vivere con groove. Assolutamente. Vero? Effettivamente anche è un modo di uno stile di vita, effettivamente. Uno stile di vita, cioè è quella sorta di prendere le cose in una certa maniera, prendere le cose con groove, è anche un po' difficile da spiegare. Con energia, con modo, ma con empatia anche, insomma qualcosa che serve proprio per mettersi in trasmissione con quello che abbiamo intorno, con la nostra vita, con le persone. Ora sì, facciamo fare un ultimo intervento ad alcuni dei Groove City, perché torniamo alla regina, la regina del soul. La mostriamo anche se non ce ne dovrebbe essere bisogno, sì. Però. Tra l'altro proprio nel disco che conteneva You Make Me Feel Like a Natural Woman. Intanto vorremmo capire se il pubblico del Bravo è ancora attento. Ci siamo? Eccoli. Oh, molto bene. Molto bene. Questo ci rincuora e vi facciamo arrivare quattro dei Groove City che faranno qualcosa di straordinario, molto noto, ma forse così non l'avete mai sentita. Insomma, avete capito che anche qui c'era un sacco di groove, semplicemente piano voce, due fiati. Insomma, questo è quello che questa sera vogliamo raccontare. Elvi, già veramente questa esibizione valeva il prezzo del biglietto di stasera. Esatto, esattamente. C'è un altro applauso spontaneo, per i Groove City e Dario Biancardi. Assolutamente. Ma quello invece che volevamo sottolineare e raccontarvi che il lungo percorso del soul ha attraversato momenti molto importanti. Arriviamo agli anni 90. Negli anni 90, sì. Metà anni 90 più o meno, nasce una nuova figura della musica soul, che è il neo soul o neo soul. Sì, una corrente musicale. Un percorso parallelo. Insieme a due uomini principali, che erano D'Angelo e Maxwell, sì, certo, di quel periodo musicale, c'è una meravigliosa donna che si chiama Erika Badu e che adesso vi facciamo vedere. Proprio lei. Ecco. Con questa pettinatura poco impegnativa, sì, lo possiamo dire tranquillamente. Molto jazz insieme al soul e molta raffinatezza, però anche qui sempre comunque un movimento sostenuto, sì, qualche ballad, però tanto groove, come dicevamo anche prima. E adesso ve la facciamo vedere in una maniera un po' particolare, perché era molto famosa per i suoi turbanti, sì, e per le sue parrucche. Ma i nostri Groovy Riders, cioè la nostra redazione, l'hanno scovata in una performance un po' particolare. Vediamola un po'. DJ Man, yeah.
Yeah, yeah, yeah. Che bello questo che applaudite sì. Anche i video, è meraviglioso. Erika Badu, insomma, dopo parrucche e turbanti, rasata a zero. Possiamo dire che è una donna che non ha mezze misure, no, diciamo, che no. Passa da un estremo all'altro. Esatto. Qua l'abbiamo vista totalmente rasata, però un talento veramente incredibile. Infinito. A noi piace moltissimo, ve la volevamo far ascoltare. Questo era il Neo Soul. Sempre più o meno in quegli anni si faceva strada nel mondo musicale della musica afroamericana, insomma in quel panorama lì del soul, un'altra grandissima artista, una delle mie preferite, beh tu lo sai, facciamola vedere prima di nominarla. Ok, per chi non lo sapesse, lei Mary J. Blige, la regina dell'hip hop soul. Hip hop soul, quindi qui abbiamo un altro percorso ancora, soul, neo soul. Questo è l'hip hop soul, cioè una donna che è riuscita a mettere molto vicino il rap e la musica soul. Esattamente. E quindi dobbiamo andarla a vedere in una delle sue performance veramente più belle, più intense, televisiva, con uno dei suoi brani più famosi, Family Affair, Mary J. Blige. It's only gonna be about a matter of time before you get loose and start to lose your mind. Cop you a drink, go ahead and rock your eyes, 'cause we're celebrating, no more drama. In our lives. With the Dre track pumping, everybody's jumping. Go ahead and push your back, get your bodies bumping. Don't leave your situations at the door, so grab somebody and get your on the dance floor. J. Blige, sta l'applauso. Stupenda. Anche per lei che se lo merita tutto. Qui oltretutto il live, se non sbaglio, era il Dave Letterman Show, quindi il famoso talk show americano. E prima parlavamo di lascito, di eredità. Nell'album del 1997 di Mary J. Blige, sì, c'è una cover di You Make Me Feel Like a Natural Woman. Questo per farvi capire quanto poi il percorso sia comunque sempre collegato con le grandi regine del passato. Restiamo comunque, esatto, in tempi più recenti, perché comunque il discorso dell'R&B e del rhythm and blues dell'R&B è un filo che non si è mai spezzato nel corso degli anni. Assolutamente. Un'altra versione del soul molto attuale è quella, ci sono vari termini, insomma, del contemporary soul o dell'alternative soul. Una delle ragazze che più sta interpretando nella maniera più concreta, più intensa e più interessante questo nuovo filone si chiama Hair. Ve la facciamo vedere, forse qualcuno di voi non la conosce, ma se non la conoscete dovete assolutamente andare a cercare la musica di questa ragazza. È molto giovane, ha 25 anni, aveva già venduto 1 milione di dischi, ora ne ha 28, e ha vinto un Oscar come intanto best song per Fight For You, colonna sonora di un film molto black dell'ultimo periodo che si chiama Judah and the Black Messiah, che se non avete mai visto, anche questo un piccolo consiglio, consigliatissimo. Ecco, adesso noi ve la facciamo vedere. Allora, lei è polistrumentista, è un'attrice, è un'arrangiatrice, è una compositrice, ma soprattutto è una ragazza con la chitarra. E poi ti dirò che forse ne abbiamo già parlato, lei mi ricorda per certi aspetti al femminile un po' Prince. Cioè un artista veramente, almeno sotto questo aspetto, molto molto eclettica. Ve la facciamo vedere, questo per certificare quanto è chitarrista. La Fender ha deciso di fare una signature instrument, cioè uno strumento dedicato, firmato Hair, e ve la facciamo ascoltare proprio durante quella esibizione quando lei è stata insignita di questo strumento a lei dedicato. Hair, here we go. I had a day, I had a vision. Oh, this was the day I was supposed to be living. Instead of worrying about the temporary thing, I know I
not knowing where it's gonna take me. So many no's, so many yeses. Oh, I was sure, but now I'm guessing. Feel like my faith keep getting tested. I need a sign, I need a message. 'Cause sometimes it don't go your way. Sometimes, and sometimes you gon' have those days, yeah. Or sometimes you feel out of place. You can't promise me it'll be the same, no. 'Cause sometimes change. Grandissima Hair, come avete visto, una ragazza con la chitarra, sempre una cosa molto affascinante. Devo dire anche una grande presenza proprio, grande presenza. Esce molto. Sì, lì aveva cominciato il brano in modo più soft, suonando un Fender Rhodes, poi si alza e suona questa chitarra. Quando prende in mano la chitarra, lì si accende, si vede che è solo proprio... veramente importante. Ok, noi siamo praticamente alla fine, adesso tra poco salgono tutti i Groove City e vi fanno passare una serata meravigliosa. Ma non possiamo chiudere questa puntata prima di... Perché noi ogni volta quando andiamo a concludere la nostra trasmissione lasciamo un paio di consigli per continuare ad approfondire l'argomento che abbiamo raccontato. Il primo consiglio è un libro. Vi facciamo vedere la copertina, eccola qua. Vabbè, quelli molto preparati o comunque appassionati già lo conoscono, Sweet Soul Music. Però per chi magari è un po' neofito, ancora non conosce tutti gli aspetti della storia della musica afroamericana, questo è un libro abbastanza fondamentale. Primo consiglio. E il secondo consiglio, invece, facciamo già vedere l'immagine. Secondo consiglio invece è un film, un documentario, Summer of Soul. Questo praticamente è un concerto del 1969. È stato una sorta di Woodstock per la black music, definito praticamente. La Woodstock dei neri, ok? Con artisti come Sly and the Family Stone, Gladys Knight e Nina Simone in un'apparizione tra l'altro veramente importante. Il regista che ha recuperato tutto questo materiale e che tra l'altro si è vinto anche un premio Oscar come miglior documentario nel 2022 è Questlove, il batterista di The Roots, quello che ha sempre quel pettinone infilato nei capelli. Insomma, sono quelli che suonano come resident band, da Jimmy Fallon al Tonight Show. Sì, Late Show di Jimmy Fallon. Insomma, ecco, per darvi altri ingredienti. Allora, prima di concludere, intanto ringraziamo il Bravo Caffè che ci ha ospitato per questa Social Groove Night. Nella figura di Massimiliano, questa sera lo dico per esteso, Max Cattoli. Poi ringraziamo anche Domenico Meggiato alla fonica, Oscar Serio per le riprese che vedrete su ETV Rete7. Allora il consiglio è: cercate la pagina Instagram Arriva a Gennaio, cercate Socia che Groove, lo trovate immediatamente su Facebook e ve lo ricorderete, tanto non ve lo dimenticate questo nome, e così scoprirete quando andrà in onda questa trasmissione con anche il bellissimo pubblico del Bravo Caffè. Elvim, ovviamente tutto questo lo ricordiamo, lo ribadiamo. Da chi è prodotto? È prodotto da FR Live, quindi da Francesco Romano, che è qui che aleggia, e gli facciamo un applauso. Facciamo un applauso anche più caloroso, perché tutto questo e quello che verrà dopo è possibile grazie a Francesco Romano e FR Live. Continua l'applauso per DJ Mista. E poi lo continuiamo ancora e anche un po' più favoloso per Elvi, facciamolo sentire. Grazie. Ancora un po' di più, ancora speriamo, di più per Elvi. Speriamo di avervi lasciato con un po' di curiosità, così poi venite a vedere tutte le puntate. Ora chiamiamo tutti i Groove City sul palco. Social Groove Night continua con i Groove City, fatevi sentire! Casino,
she loves telling my man. Say don't feel sorry for me, baby. Don't feel sorry for me, honey. But if you wanna do a lady a favor, here's what I want you to do. The next time I see you, but this last $2, I'm not gonna lose. Last $2, I'm not gonna lose. $1 for the bus fare, the other one for the two bus. I'm gonna hear me some. Said I wanna be over here. Yeah, my man would have treated me right. I came here to try to catch him, yeah. Cause his business nicking around all the time. But I got up over here. Got a part of it. The other one for the two bucks.